A 3 anni di distanza dall'ultimo restyling, il leader indiscusso degli scooter a ruota alta è stato completamente rinnovato. È nuovo il motore 125 o 150cc con sistema start and stop. È nuovo il telaio, che è stato modificato nella zona centrale per fare spazio ad un casco integrale. Lo scooter viene venduto di serie con il sistema ABS, il parabrezza, paramani e bauletto in tinta. Il tutto a 200 euro in meno di listino rispetto al vecchio modello. L'abitabilità è migliorata grazie al maggiore agio riservato alle gambe, ma la posizione di guida non è cambiata perché l'SH ha mantenuto l'ottima triangolazione tra sella, pedana e manubrio che l'ha sempre contraddistinto. Il motore SP, accoppiato a una trasmissione pronta e fluida, non trasmette vibrazioni, è silenzioso e sempre pronto all'avviamento. Il sistema start and stop funziona egregiamente e non comporta ritardi nelle ripartenze, perché l'alternatore con funzione di avviatore elimina il classico tempo morto di innesto del motorino. La qualità generale dei materiali e degli assemblaggi è alta, così come le doti dinamiche. Lo scooter, infatti, ha mantenuto l'equilibrio praticamente perfetto raggiunto dal modello precedente. Agile e leggero da condurre nel traffico, si è dimostrato stabile e sicuro quando gli spazi si fanno meno angusti e le velocità aumentano. In questo frangente, l'avantreno del nuovo modello c'è parso ancora più sincero. Le sospensioni lavorano a dovere, con la forcella dalla taratura confortevole che assorbe bene le buche e offre il dovuto sostegno in frenata. E due ammortizzatori posteriori, ora regolabili su 5 posizioni, che copiano bene tombini e pavé. La frenata è potente, con un ABS dalla taratura non troppo invasiva. Insomma, il nuovo SH, disponibile 125 o 150cc, è più spazioso, più sicuro e promette consumi record. Sarà un osso duro per tutta la concorrenza.